Eccoci Riccardo Di Gasparro in live per voi, come sempre ad illuminare le vostre giornate con perle incredibili di saggezza, valore e quant'altro. Vediamo un po', wifi tutto a posto, connessione tutto a posto, molto bene. Allora, nel frattempo che vi connettete, io mi posiziono come sempre con il mio orologio per controllarmi tutti gli orari. Eccetera eccetera, perché bisogna essere precisi, non a caso lo faccio, dovreste farlo anche voi. Ogni volta che vi muovete, fate trading online, questa è un'altra cosa. Rispettate sempre i tempi, non fate come quelli che fanno come gli pare o no, vabbè, tanto non fa niente, altri 5 minuti, cioè non fate questi errori, siate sempre precisi o quantomeno cercate di essere precisi. Arrivo, vedo che state scrivendo. Allora, oggi parliamo di fede, il secondo passo verso la ricchezza di Napoleon Hill, la fede applicata al network marketing. Adesso faremo un discorso, tra l'altro, molto importante, molto pieno. Non è assolutamente questo un training semplice da comprendere, ho delle cose come sempre sottolineate da condividere con voi di qua e di là. Comunque, vi anticipo che dovrete darvi del tempo per comprendere questo discorso della fede, perché non è, ripeto, un discorso che si capisce e si comprende con un'ora di formazione con Riccardo Di Gasparro o con chi altro volete, ma dovrete fare molta pratica e dovrete mettere insieme tutti questi pezzi di cui parleremo adesso, dandogli continuità. Quindi dovrete dare continuità a tutti questi discorsi che affronteremo adesso e dovrete sperimentare nella vostra vita tutte le cose di cui vi parlerò adesso, perché il mio compito ogni volta è quello di darvi la crème della crème di ogni argomento e cercare di portarvi più velocemente possibile verso una comprensione totale e trasparente dell'argomento in questione. E quant'altro, vediamo un po'. Ho aperto Facebook, la prima cosa che c'è ovviamente è la mia live perché sono entrato adesso. Bene, ho la tempistica lì, perfetto. Allora, innanzitutto, voi come state? Agosto, tra l'altro, piccola chicca, questo per chi guarderà anche in futuro questo video. Ad agosto non state con le mani in mano, muovete il deretano e preparatevi per attaccare settembre, l'ultima tranche poi dell'anno. Non fate come fa la massa, che ad agosto un mese di ferie e poi a settembre riprendo. Sapete bene che non è così. Quindi non prendetevi in giro e rimanete sul pezzo. Allora, prima di iniziare, fatemi salutare un attimo. Allora, Donatella, ciao Donatella, buon pomeriggio. Ciao Christian. Ciao Marzia, ciao Tiziano. Deborah, ciao Deborah, che sono pronta, buon pomeriggio, maestro, buon pomeriggio dalla Sicilia, 42 gradi, Madonna, in Sicilia 42 gradi, però spettacolare, la Sicilia ragazzi è spettacolare, cioè, tutta l'Italia è spettacolare, però ci sono terre particolarmente calde, lo sapete. Federica, buon pomeriggio, che voi ci crediate oppure no, quello che dice Di Gasparro è oro e accade, abbiate fede. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, vedo che già vi siete connessi, tanto e poi entreranno persone in ritardo, di qua e di là, fa niente. Noi intanto iniziamo. Allora, poi fatemi delle domande. Sì, immagino, immagino. Fatemi delle domande, domandate quello che volete, eccetera, eccetera, approfittate. Però io adesso parto e vi faccio tutto un discorso. Ho qui davanti, come sempre, la Bibbia. Ok? Vi faccio un discorso. Allora, il discorso di fede è un discorso veramente complesso perché la fede è uno stato della mente, è uno stato di essere della vostra mente. Già comprendere questi dettagli riguardo la fede, ciao Antonella, ciao Gianluca, vedo che state entrando a Valanga, già comprendere questa frase, okay, che vi ho detto, già è tanta roba. In ogni caso, la fede non si sviluppa con, perché tutti voi dovete sviluppare fede, io per primo devo sviluppare fede nei confronti dei miei nuovi obiettivi che sono giganti, ok? La fede va sviluppata, la fede va
bisogna lavorarci molto e non attiverete dentro di voi, non sentirete, non proverete mai una grande fede, la fede indomabile proprio, quella che c'è, persiste, capite, nel giro di una settimana, due settimane, un mese o due mesi. Molto probabilmente alcuni di voi serviranno anche anni. Questo perché? Perché noi, tra l'altro, come italiani siamo un po' sfigati a livello di cultura. Non crediamo nell'amore, non crediamo nell'amicizia, non crediamo in nessun tipo di religione, non crediamo in niente. Quindi, essendo alla base già per cultura dei malfidati, noi facciamo molta fatica ad approcciare questi discorsi, l'avere fede di qua e di là. Non a caso io apprezzo molto e sinceramente tutte le persone che pregano attivamente, indipendentemente dalla religione, sto parlando di fede. Io apprezzo tantissimo queste persone che comunque pregano, musulmani, cristiani evangelici, cattolici, tutte queste persone, testimoni di Geova, quelli che volete voi, le persone che pregano molto e che ci credono in questa cosa, che lavorano sulla loro fede, io le apprezzo tantissimo, perché oggi come oggi, purtroppo nel nostro paese, questo è un discorso molto complesso da agganciare, molto complesso da comprendere, perché è tanta roba, ok? Noi italiani purtroppo siamo danneggiati già alla fonte, ok? Però nonostante questo noi cerchiamo di dare il nostro meglio, cerchiamo di lavorare, di studiare materiali come questi, il libro di Napoleon Hill, per esempio, tanto per nominarne uno, e cerchiamo poi di applicare tutto. Il discorso della fede nel network marketing, come nella vita, va applicato a 360 gradi. Innanzitutto dovete avere fede in queste cose. Dovete avere fede in voi stessi, dovete sentire un grosso senso di fiducia in voi stessi, per forza. Non esiste nessuna impresa che sia mai stata realizzata da un uomo che non aveva fede in se stesso, che non aveva fiducia in se stesso. Quindi voi dovete avere fede e fiducia, sentire questo grosso senso di fiducia in voi stessi. Altra cosa importante, dovete avere fede nel vostro business, come modello di business, non parlo di azienda, parlo di modello di business. Quindi voi avete fede nell'industria del network marketing, perché se ci credete a metà, fede e credo sono due cose collegate, se ci credete a metà, no, ma il network marketing può rendermi davvero ricco, boh, non lo so, ma poi vediamo, oddio, non lo so, e rimanete così nel mezzo, vi posso garantire che non è assolutamente produttiva. Come cose non avrete mai successo, ci dovete credere, dovete avere fede e dovrete sempre avere fede nell'industria del network marketing. Quindi questo è un altro livello di fede che dovete avere. Altra cosa importante, per questo vi dico che è complessa, dovete avere fede nella vostra azienda e nel vostro piano di marketing, perché comunque dovete essere tranquilli, dovete stare sereni che quando fate business con la vostra attività poi sarete pagati, eccetera eccetera. Tutti questi discorsi snocciolati, non è adesso il momento, ok? Però avete agganciato. Altro sentimento forte di fede, di fiducia che dovete avere, lo dovete avere nei confronti dei vostri prodotti. Voi, quello che commercializzate, quello che andate a vendere a terzi, a vostri amici, parenti, conoscenti su Facebook, attraverso le ads o nei gruppi online, eccetera eccetera, quando voi proponete il vostro prodotto, ci credete veramente, avete fede, fiducia totale sull'efficacia dei vostri prodotti, o ci credete a metà? Perché tutto questo vi farà stare tranquilli. Seguite bene questo discorso che vi sto dicendo. Tutta sta roba che vi ho detto entrerà in una bolla e vi farà sentire sereni, tranquilli. Quindi alla base voi vi sentirete sereni e tranquilli. Solo da questa base molto potente potrete poi partire per arrivare ad avere fede nella realizzazione dei vostri sogni, che è un processo e un procedimento che viene dopo. Voi dovete partire dalla radice. Molti sanno che con me si parte, a parte cose pratiche e semplici come sapete, ma partite sempre da dietro le quinte, come dalla radice. Molto lavoro anche emotivo, psicologico, ormai chi mi segue lo sa che lavoro così. Cerco di portarvi un attimo dietro prima le quinte, prima di entrare nel vivo. Quindi cercate di agganciare bene questo discorso. Per alimentare la fede, quindi questa roba qui l'avete agganciata, per alimentare la fede è necessaria tanta perseveranza, è necessaria tanta applicazione,
ed è necessario tanto sforzo per alimentare una fede fatta come si vede. Voi dovrete arrivare, il vostro obiettivo dovrà essere quello di arrivare ad avere una fede incrollabile. Per fede incrollabile intendo come forte sentimento di, dovete quasi sentirvi invincibili, perché Dio è con voi, l'universo è con voi, voi siete imbattibili nella vostra attività commerciale, nel vostro business, voi siete imbattibili, avete fede in Dio, nell'universo, dovete credere, ok, in qualcosa, non potete essere freddi, e dovrete avere fiducia che questa cosa appunto che tutti i vostri desideri, tutti i vostri obiettivi si realizzeranno. Non dovete assolutamente perdere, ok, questo concetto. Vedo che state taggando, bravi, bravi, esatto. E quindi è un discorso molto completo, a 360 gradi. Bellissimo quello che dici. Ciao Paola, ciao Paola. Allora, avete agganciato? Quindi è molto importante. Il discorso di fede è un qualcosa che dovete studiare, dovete approfondire, dovete praticare. La fede va praticata. È così. Questo vi servirà a 360 gradi in tutta la vostra vita, nel rapporto di coppia, nel vostro business, piuttosto che in altre cose. Vorrete diversificare le vostre entrate, fare altri progetti, tipo come me il fast food, eccetera, eccetera. Vi servirà a 360 gradi nella vita. Questo è un motivo specifico del perché dico che tutti, e vi dico da sempre che tutti dovrebbero quantomeno farsi 2 anni nella vita di network marketing applicato come si deve, perché poi è un ambiente che parla di crescita personale, eccetera, eccetera. Questo quando state a contatto e avete la fortuna di essere a contatto con leader che hanno studiato e che hanno provato, non quei fuffari, però sono altri discorsi. Riccardo Di Gasparro, come alimenta la sua fede? Allora, innanzitutto la fede è uno stato mentale. La fede è un forte, provo a tradurlo con le mie parole, poi entriamo nel dettaglio, ok? La fede è uno stato mentale ed è un forte sentimento di pace. Voi non avete più paura, voi non siete più preoccupati. A voi non vi abbatte più nessuno, non vi butta per terra più nessuno. Questo sentimento di fede è pieno, è un qualcosa di veramente molto pieno a 360 gradi. Io poi cerco di dirvi le cose, ok, nel modo più semplice possibile. A volte mi impiccio anche io nel dirvi le cose, perché il genio mi arriva e mi dice di dirvi delle cose in diretta, in un modo a volte piuttosto che in un altro, ok? E nel frattempo in diretta c'è mio figlio che sta tentando di manifestarsi in questo momento, mentre io sono in diretta con voi. Alziamo un pochettino pure il volume, perché sennò sicuramente tra un po' arriva la mamma, ma la mia voce in questo momento l'ha tranquillizzato e si è rimesso a dormire, ok? Quindi avete agganciato, è uno stato mentale. Voi dovete raggiungere la vera pace mentale. Quando pensate al raggiungimento dei vostri obiettivi nel campo del network marketing, volete fare qualifiche importanti, volete raggiungere sti presidenti, diamanti, senior vice president, tutte queste qualifiche gigantesche, voi dovete raggiungere uno stato mentale di fede assoluta, e questa fede assoluta deve assolutamente farvi percepire un senso di pace elevatissimo. Voi dovete arrivare al punto di non avere più paura. Cioè, quando una persona vi dice, qualcuno vi domanderà, ma tu raggiungerai il tuo obiettivo, ma tu ce la farai, voi dovrete rispondere assolutamente sì, senza essere incazzati, senza essere troppo energici, che con la tigna di qua e di là, non serve tutta sta roba. La calma è potere, la calma è potenza vera. Voi dovrete comunicare il vostro sì con una calma incredibile e con un senso di pace e fede talmente tanto elevato che, non potrà non trasparire. Cioè, tutti dovranno vederlo, e dovrete avere una fede talmente tanto forte, talmente tanto forte da quasi plagiare l'altra persona. Avete mai parlato con persone
che hanno un grosso che provano veramente la fede. Ci avete mai parlato, tipo, che ne so, con pastori evangelici piuttosto che gente di chiesa? Voi non ce la fate a controbattere quello che dicono. Fateci caso. Quando uno parla di religione, perché la fede, ma magari è un po' più legata alla religione, no? Come concetto, voi non ce la fate a mettere in discussione quello che dicono gli altri, le persone di fede. Voi non ce la fate, non ce la fate a dirgli. Io non credo, io non ti credo, oppure che controbattete, perché venite quasi avvolti da questo senso di pace, di calma, di forza, che accettate e basta. Voi dovrete arrivare a questo livello qui, e nel network marketing è molto positivo e costruttivo, perché gli altri non vi romperanno le palle. Fateci caso, gli altri vi rompono le palle quando voi tentennate. Quando voi credete a metà, quando uno ci crede veramente in quello che fa, quando uno guarda negli occhi l'altro e dice: io ci credo in questo, questa è la mia attività, è la mia vita, e comunica questo senso di forza con questa calma, gli altri non ce la fanno a rompergli le palle, a dire: a piramide, o schema Ponzi, a cosa, e ma te creda, a setta, non ce la fanno, capite, a controbattere. Voi dovete raggiungere questo livello qui di fede. Voi dovrete emanare questo vostro senso di fede forte, dovrete emanare queste vibrazioni di fede nell'ambiente circostante, a tal punto da non farvi interrompere e disturbare più da nessuno. Perché voi siete quelli, cioè le persone dovranno parlare di voi e dire: cavolo, lui è così, crede talmente tanto in quello, ha talmente tanto fede in quello che dice, che raga, è inutile che andiamo lì a rompergli le palle. Cioè, purtroppo è così. Quindi, se collegate questo concetto, questo è tutto il genio che mi sta suggerendo, cioè avevo un filo logico e tutto il genio live, questo è tutto il stomaco di Gasparo. Quindi, se collegate questo discorso che vi ho appena fatto a tutti i principi, a tutte le cosine che vi ho detto all'inizio di questo training, riascoltatevele più volte poi le live, le dirette mie, perché ci sono tante informazioni, così entrano nel cervello. Se riuscite a connettere, a collegare tutte queste cose che vi ho detto, voi ce la farete, voi raggiungerete inevitabilmente il successo, perché è così. Io ho girato un documentario che uscirà, ovviamente lo metterò in vendita, quello sarà un documentario che non costerà tanto, per dare la possibilità un po' a tutti di vedere, di toccare da vicino. Non voglio mettere prezzi alti, però vabbè, poi non è questo il discorso. Comunque mi sono ripreso, l'ho fatto apposta, e mi sono ripreso da 3 mesi prima di raggiungere il diamante. Che cosa è successo? Qualcosa alla connessione? Vediamo un po'. No, qui è tutto a posto. Live video interrotto, però mi dice. Vediamo un po' che è successo. Sicuramente è Facebook. Sicuramente Facebook, il video continua. Fatemi controllare è Facebook sicuramente. È Facebook sicuramente, ragazzi, dovete rientrare e vedere. È sicuramente Facebook col tempo e tutta sta roba qui che sta creando casini. Però adesso si è ripreso, ha fatto tutto Facebook sicuramente. Qualche chiamata in diretta, ditemi quando mi risentite. Non vi preoccupate, tanto il discorso ce l'ho, non mi sono perso, okay? Sto mantenendo la concentrazione. Quindi vedo che state risalendo, sicuramente si è ripreso, vedo che state risalendo in diretta. Mi date gentilmente qualche feedback, mi dite: ok, adesso tutto a posto, di qua e di là, per favore. Sappiate che non è colpa mia, è colpa di Facebook. Live video interrotto, mi dice live dal PC. Un'altra volta. Diretta salta a volte. Sì, grazie ragazzi, vedo che mi state comunicando. Vedo che mi state comunicando tutto. Vediamo un po', fatemi mettere un attimo da vicino. Vediamo un po'.
Aspettate un attimo, nel frattempo ditemi se mi sentite, per favore, quelli che ci sono, so che siete pochi adesso. No, si è interrotto. Incredibile. Ok, ripartiamo da un altro video. Non è un problema, abbiamo finito la prima parte.